Il nucleo abitativo di Savignano Irpino sorge a 698 metri di altezza sul corso del torrente Cervaro. Il centro storico ha l'aspetto di un borgo medioevale, con stradine dalla singolare pavimentazione e abitazioni con portali in pietra. Di fronte al corso principale, intitolato a Vittorio Emanuele, è la Fontana Angelica, la cui acqua giunge dalla contrada Sant'Angelo. Tre bellissimi cigni in ghisa ed una magnifica riproduzione in pietra dello stemma civico caratterizzano il monumento. Fu completata nel 1912. Di fronte alla Fontana Angelica è la chiesa della Madonna delle Grazie. L'altare maggiore fu consacrato dal cardinale Orsini, futuro Papa Benedetto XIII. In posizione di dominio sulla Valle del Cervaro, è possibile ammirare parte dell'originario impianto del castello Guevara, di origine longobarda. Nel centro si trovano gli edifici religiosi della Madonna del Carmine e del Purgatorio. La chiesa madre di San Nicola e Sant'Anna, con l'interno a tre navate, a croce latina e l'alto campanile che presenta una cupola a forma di piramide. Il Palazzo Orsini ospita il municipio dal 1863. Fu costruito nel 1727 per volere di Papa Benedetto XIII e fu utilizzato come ospedale con la denominazione di Hospitus Pro Peregrinis. Il Palazzo Albani, di proprietà privata, si trova nei pressi di Piazza Umberto I. Offre molte occasioni di escursioni naturalistiche, tra le quali si segnalano il laghetto Aguglia, le sorgenti di acqua sulfurea e il bosco Ceduo. Il paese è dotato di rinomati impianti sportivi, utilizzati anche per ritiri pre-campionato di squadre di calcio professionistico.